Io sono già stanco, ci fermiamo per una birra? Sono grande! No, guarda il posto! Dac! No! Sto facendo l'amore con il calore. L'enduro o l'ho duro? No! Cioè, no, nel senso, dipende dalla situazione. Ora, secondo me una premessa va fatta, perché io sono partito quasi 20 anni fa per il giro del mondo su un Transalp 600 che non avevo neanche mai messo le ruote su sterrato, e quindi poi ho dovuto imparare strada facendo. Mi sono appassionato, mi sono imbucato, sono caduto. Quando poi sono passato al CRF 1000, ho ben pensato di andarmi a cercare e sfidare e attraversare tutti i guadi d'Islanda, non da solo ma in coppia, quindi ancora più difficile. Poi con l'Atas 1000 qui in Toscana mi sono appassionato all'enduro, con Maxi Enduro, quindi con questo bolide da 300 kg più equipaggiamento mi sono andato a infilare in tutti gli sterrati tecnici, mulattiere, pietraie, eccetera eccetera. Ma la verità è che a quasi 20 anni dall'inizio di questo lungo viaggio chiamato Partire Per, non avevo mai guidato una moto specialistica, non avevo mai fatto veramente enduro. Quindi negli ultimi mesi parlavo, no, negli eventi che organizzavo, ma se mi facessi un piccolo regalo, una piccola 250, un 300 per andarmi a infilare. E capita che ero insieme a Lorenzo, un mio cliente che era venuto a provarsi un po' di abbigliamento climb giù a Pistoia, che mi dice: ma se vuoi provare prima di comprare una moto a caso, vieni su da me, ti faccio provare, ho un paio di moto e insomma ci facciamo un giro. E questa è la storia del mio primo giro in enduro con la moto specialistica, e credo che il video che state per vedere spieghi più di 1000 parole, quindi buona visione. Ce l'ho fatta! Mamma, è freddo, ma che segrullo! Ma sei matto? Io può! C'è un orario in mezzo alle gambe perché ho preso la moto ieri e non avevo neanche dove metterla. Quindi guidavo l'autostrada e mi guardavo le palle. Allora, siamo pronti. Sono anche vestito, guardate. Cioè, più serio di così non lo potevamo fare. Vero? Giusto? Esatto. Fatemi far provare la tua. Allora, partiamo con un K 300, rigorosamente due tempi, iniezione, e poi dopo invece ti faccio provare un Beta 300, rigorosamente due tempi, a carburatore 2020. Per me è tutto arabo, andiamo a provarla, perché qui ora è il momento dei fatti. Io sono già stanco, ci fermiamo per una birra? Non sono in grado di guidarla. Mi sembra di guidare la bicicletta. È una sensazione veramente strana per la prima volta, guarda. Ancora? Sì, no, un pochettino. Qui ne facciamo, vedi, tanto poi dopo c'è il benzinaio. Va. Oh yeah! È chiuso? Ok. Allora vado solo a pisciare, guarda. Allora, arrivati a questo punto, la questione è la seguente. Quando non hai esperienza con una cosa e ti invita una persona esperta in quella cosa, non hai aspettative. Perché non sai quella persona quanto calcherà la mano, sapendo che sei nuovo del mestiere. E quindi la cosa bella è che io sono andato su non solo molto impreparato, sono andato su con l'abbigliamento da viaggio in Gore-Tex, e per fortuna Lorenzo mi ha fornito di tutto l'abbigliamento da enduro, ma non ero prevenuto, non sapevo se avremmo fatto strade bianche, strade facili, strade difficili, strade tecniche. Quindi è stata una, da questo momento in poi è stata per me una sorpresa, una scoperta di totale meraviglia, perché Lorenzo mi ha fatto fare esattamente quello che fa un endurista quando esce fuori. E siccome ho un debole particolare per i guadi, Lorenzo ha avuto un occhio di riguardo per me, perché ha scelto un tracciato che prevedeva l'attraversamento di 10, 100, 1000 guadi, che è appunto il nome che danno a questa bellissima strada che vedrete. Buona visione.
franato. Beh, ma ci si passa, se uno appoggia il piede destro vai su, no? Devo andare giù. Ottima idea. Una volta è andato a farlo. Ma tu vuoi fare le cose facili. Una mano. Che fai? Ciao. Buona mano. E ragazzo dietro. Ce la fai, la fai. Sto troppo lontano, ti sto troppo vicino. No. Ti va bene il passo? Ti rallento, vado troppo lento. Mi giro per guardare dove sei, se hai avuto dei problemi, delle cose, eccetera, ma. Posto bellissimo, stiamo andando, motore spento, non so perché, ma mi piace. Chi fa con le bici elettriche deve vivere lo sterrato in un modo veramente molto bello, poetico quasi, perché senti solo i rumori della natura e io fra un po' sento i rumori della frattura, perché se non freno, mannaggia la miseria. Asciutto dentro il fiume. Bravo. Ora sì che si ragiona. Poesia allo stato puro, veramente, guarda, ti ringrazio, questa è poesia.
quello dei 1000 quadri più bello. Ma avete visto quello che ho visto anch'io? Cioè, quel tratto di fiume, guidare dentro con la moto, io una cosa così non l'avevo mai fatta. È vero, sono appassionato di guadi, ho attraversato fiumi, ruscelli, anche abbastanza impegnativi, ma attraversare, guadare, non è la stessa cosa che guidarci dentro. E quando eravamo lì, io ero veramente emozionato, cioè per me è stata una prima volta, dopo quasi 20 anni che giro, che mi infilo, che mi infratto, non avevo mai fatto una cosa del genere. E sì, forse potremmo anche discutere che con un Africa Twin a pieno carico, un ruscello del genere, lo si riesce comunque a percorrere quasi con la stessa agilità se uno ha un po' di manico. Però il fatto è che arrivare in queste zone qui prevede l'attraversamento di strade, monotracce, sentieri che non sono facili da fare con le nostre maxi enduro. Ecco perché l'enduro apre una porta alla scoperta a un livello superiore rispetto alle moto da viaggio, che io non avevo mai provato fino a quel momento. Quindi, uscito da quel fiume lì, ero elettrizzato, estasiato, meravigliato, ero veramente in palla, guarda, ero contentissimo. E da qui in poi sarebbe soltanto migliorata la cosa. Vedrete, rimanete, guardate il video perché è incredibile. Aspetta, prova a tirarmi su da solo. Ah no! Cattivo, cattivo! Pensavi di venire al parco, eh? Fare un'induratina così. No, no, devo dire che mi hai piacevolmente sorpreso. Nel retto stiamo arrivando. Sì. Facci vedere un po' le munizioni, la benzina per la benzina per il ritorno che abbiamo consumato l'andata. Mamma mia. Racconta un po' del jolly che hai preso. Mamma mia. Tutto il tempo abbastanza bene, qualche cadutina, però niente di che. Arriviamo sulla strada. Ma sì, dai, se vuoi che sia. C'abbiamo il tassello completamente innevata. Ho rischiato parecchio, eh. Te da dietro mi hai visto bene. A casa vorranno sapere la storia di come è nata questa giornata improvvisata di enduro, cioè alla fine, no? Eravamo da me a Pistoia e si parlava di, sai, io vorrei prendere un 2,5, un 300, mi hai fatto sorridere quando ho detto del caballero e tu che cosa hai commentato? Attento a cosa dici perché questa roba va su YouTube, eh? No, ho detto che è una moto da ragazze, moto Alp, il Beta Alp è una moto da ragazze, dai, perché è più bassettina, è più piccolina, si adatta di più a un genere femminile o comunque uno che inizia e non ha proprio molta esperienza. Bisogna che prendi un due tempi dove ti diverti, dai, dove fai delle uscite divertenti. Vieni da me, io ne ho, proviamole, vieni a fare un giro e così ti rendi conto che per prendere la moto così sul sentito dire, dai, è quasi impossibile. Esatto. Ok, io sono venuto stamani in moto con quella nuova perché la macchina serviva a Elenia, quindi io mi sono presentato da te, ma guardate, hai detto sei matto, cioè, ti mi hai chiamato ieri sera e mi hai detto io vengo giù in moto, e io in moto? Ma se ma poi devi tornare a casa, non è che stai proprio vicinissimo, qui siamo a Bologna, sì, va bene. Un'ora e mezza. Io ho detto, ma tu forse non hai capito cosa facciamo oggi, cioè io ti porto in mezzo all'acqua fino a metà moto, cioè non è che facciamo il girettino nella campagna, così, ti porto veramente in mezzo all'acqua. Allora, ho detto, vabbè, vieni in moto.
Va bene, poi sei arrivato davvero in moto, io pensavo di averti fatto cambiare idea, invece niente, sei venuto davvero in moto. Quindi mi hai vestito completamente, ti ringrazio. Ma figurati. Ho detto dai, ti avrei avuto sulla coscienza, pensare di farti tornare a casa, tutto, cioè io ho i piedi che sono un lago. Io prendevo una stanza d'albergo per lui, infatti per quello, ho detto questo mi torna a casa, tutto bagnato, con i guanti zuppi, tutto bagnato senza cambio, eccetera, mi muore a Firenze, perché a Pistoia non ci arriva neanche, anzi sono su Marconi. E quindi ho detto vabbè dai, lo vesto io così, spero che mi ascolti, che si fidi. E te lo vesto, che così almeno non ce l'ho sulla coscienza. Buon appetito. Ciao. Hai qualcosa da dire? No. Sto facendo l'amore con il calore. Ottima idea. Io intanto faccio vedere il rigagnolo, il ruscello che esce fuori dalla nostra roba. Questi siamo noi, eh. Anche lì, guarda lì. Non c'era quest'acqua prima. Dopo mi dai. Perché? Ma figurati! Ma dai! Ma non ti preoccupare! Guarda! Cosa vi vuoi? Guarda lì, eh! No, esce fuori l'acqua! Ma si è rotto lo stivale o si è solo aperto? Dicevi come fate? No! Questo va su YouTube! No, dicevo! No! Ma chi ve lo fa fare, mio Dio? Cioè! Allora, non avevamo un cazzo da fare oggi! Ah, ecco! E allora ti hai voluto provare l'ebbrezza dell'extra con lui, lui è l'esperto. L'esperto in tutto. E mi ha detto: vieni da me, ti fa provare l'enduro. L'enduro o l'ho duro? Me l'ha detto. No, nel senso, dipende dalla situazione. Dipende dalla situazione. In questo caso, enduro. Lui è arrivato qui e ha detto: ho fatto all'amore. Non con me, anche voi due. No, io non sono arrivato. Sempre stava dietro, non si è accorto di nulla. Non se ne è accorto lui. Allora fa poca paura. Fa poca paura. Qui al passo Raticosa, quanti motociclisti vedi al giorno, tutti i giorni? Tanti anche fuori di testa, quasi tutti. Due oggi. Unici, guarda che roba. No, ci sono stati anche due GS, attenzione. Due GS con la neve. Due GS con la neve. Che voi siete dei ragazzi in confronto. Ascolta, ti chiami te? Io Marcello. Marcello, quando viene a fare un po' di enduro con noi? Sono stata io. Sì, il linguaggio dei video. Il linguaggio non verbale, no. Mamma mia, ragazzi. Bambini. L'avevo chiesto due normali, non so se me li porta lei o se bisogna venire in noi. Ecco, questo è il passo della Raticosa, aperto tutto l'anno, d'inverno, venerdì, sabato e domenica. Venite a vedere, le strade qui sono bellissime. Se passate dall'interno c'è la neve, se passate dall'esterno c'è l'asfalto, scegliete voi. Abbiamo mangiato noi, andiamo a mangiare anche loro. Bello. Thank you.
Guardi, per oggi poca roba, ne abbiamo due o tre adesso. Va bene, va bene. Però bello, eh? Bello. Come va le mani? No, ora si lavora, sono calde, sì. Sì. No! Apri sto gas! Mi fa male l'ano! Esatto, hai sentito benissimo, mi faceva male l'ano. Lorenzo me l'ha anche detto, non stare troppo seduto sulla moto, la sella è dura, cerca di stare in piedi, ma io avevo questo peso dello zaino sulle spalle, quindi ogni volta che potevo mi sedevo. E aveva ragione, lui diceva, guarda che domani ti farà talmente male il culo che non riuscirai neanche a sederti sul cesso a cagare. E invece no, io già a fine serata durante il giro avevo l'ano disintegrato, quindi poi è stato difficile tornare a casa e dire a Ilenia, sono stato tutto il giorno in un bosco con un altro uomo e sono tornato a casa e mi fa male l'anno. Quindi ragazzi, la morale è non state seduti troppo sulla sella di una moto da enduro perché fa male, fa molto male. Frizione, colpo di frizione, gas. No, vai così. Torna un pelo indietro. Sì. No! Così è stato. Avevo detto un pelo indietro, non un pelo per terra. Però gli hai dato un gran colpo di. Per me è stato un gran colpo di frizione. No, perché tu mi hai detto. Un po' di più, proviamo un po' di più. Vabbè, era giusto, è che dopo. Aspetta. No, voglio chiudere la benzina almeno, perché sennò non arriviamo più a casa. Infatti vedo. Sì. Cocciolare. Oddio, le risate. Aspetta che mi rimetto in posizione. Eccoci qua. Io non ti aiuto, eh. Ah, bravo, guarda. Sì. Colpetto di frizione, hard enduro. Non l'hai fatto stamani subito, vedi? Vedi, io guarda che sono onesto, eh. Te lo faccio fare quando sei stanco, così. E adesso che non prende la ruota dietro, come facciamo? Vai, spingi, gas. E allora? No. Queste moto qui sono indistruttibili. Ma che sei grullo, Lorenzo, ma te sei tutto grullo. Però mi piace troppo sta cosa. Bello. Torni. Dai, oh. Questo per finire la giornata. Guarda, c'è anche un, guarda che panoramino. Sì. Sassi. E bestemmie, ma quelle le abbiamo censurate. Bella, l'ultima bella fatica. Bella. Adesso è tutta strada ghiaiata fino a casa. Ci vediamo a casa. No, bisogna aprire, l'ho chiusa. Va bene. Ciao. Giornata finita. Anche per, mamma, sono grosso, anche perché finì il sole, siamo arrivati ora di notte. Guardate Lorenzo, è così che si tratta una moto da enduro, la maltratti su strada ma la sera ti prendi cura di lei, ti fai le coccole, ecco. Dai, raccontaci qualcosa della tua moto, che modello è, che marca è e che cosa c'ha di speciale che hai messo tu. Allora, KTM EXC 300, due tempi, rigorosamente due tempi. E fondamentalmente io ho tutto quanto originale, a parte la molla del mono centrale, perché ho messo quella più rinforzata perché io sono alto e pesante, l'ho alzata e ho messo i riser, per il resto è tutto originale e va alla grande. Iniezione, al contrario del Beta che hai provato, che è sempre un Beta 300 due tempi del 2020, la mia è un 2018. La mia è iniezione, il Beta è ancora carburatore. Se questa non esistesse, cosa avresti preso? Ad esclusione forse dovrei provare il gas nuovo, che non è male, però forse il Beta, perché ho Squarna, non mi sono trovato bene, ma per un proprio questo Beta qui? Questo Beta qui, sì, ovviamente lo farei più adatto a me, quindi lo alzerei. Bene, eccoci qua, questo è il come la chiamiamo? La Tana. Dove ci sono tutti i capi d'abbigliamento.
Lorenzo ha lavato le moto, faccio vedere, eccole qui. Ora lui se le ingrassa, giusto? Sì, adesso le ingrassa. Qual è il tuo programma per il sabato sera? Te le ingrassi? Il programma adesso la metto dentro, la metto sul cavalletto, ingrasso la catena di una, ingrasso la catena dell'altra, così il mio amico è tranquillo. E pizza. Poi dopo pizza, carico la moto di mio amico sul furgone che vuole mettere gliela porto. Casa, pizza, doccia, pizza. E se c'è la partita, guarda la partita, se no poi si va a letto perché oggi ho fatto della fatica. Quante ore o chilometri abbiamo fatto? Se abbiamo fatto un centinaio, 100, 120 chilometri. Davvero? 120? Sì, mamma sì, mia. Sì, sì, alla fine sì, un centinaio l'abbiamo fatti in mezzo a una bella fanghiglia. Sono distrutto ma contento, guarda. Va bene, allora io rientro in quelli di Pistoia, asciutto e contento. Vediamo se faccio un video di questa gincana, dove includerò anche quello mai fatto te, quindi spero me lo farai avere a breve. Lorenzo. Grazie. È stato un vero onore. Grazie. Essere inizializzato così. Ti aspetto. Verrò preparato, dai. Spero di venire con la mia e ti faccio una sorpresa. Ora ci pensiamo. Grazie ancora. Ciao. Di tutto. Grazie a te. Ciao. Ciao.